Il testo di Fra Emiliano Antenucci e Stefano Campanella, Lettera ai sacerdoti, continua ancora nel proporre in una veramente sintesi magistrale i percorsi, diciamo, di incoraggiamento, lasciatemi passare questo termine, i percorsi di incoraggiamento che Padre Pio indicava ai suoi confratelli sacerdoti. Abbiamo visto la semplicità del cuore, il percorso della semplicità del cuore, a seguire il percorso della pace, potremmo dire a seguire il percorso della vigilanza, perché nella puntata di ieri, se ricordate, abbiamo visto come Padre Pio richiama dallo stare attenti ai rimproveri, ai rimorsi contro se stessi che vengono dal demonio e a differenziarli dai rimproveri che lo Spirito ti fa e che ti portano unità a Dio. Un'altra delle esperienze che questo testo, Lettera ai sacerdoti, propone appunto ai presbiteri sono le esperienze mistiche che Padre Pio ha vissuto anche dopo la messa. Esperienze che noi troviamo così riportate di qua e di là nell'epistolario. Quindi questi esempi di Padre Pio, le esperienze del mistico che frate Padre Pio ha vissuto durante la celebrazione della messa, sono un incoraggiamento per i preti. Sempre a Padre Agostino, in un'altra lettera, Padre Pio scrive: ieri, festività di San Giuseppe, il Dio solo sa quante dolcezze provai, massime dopo la messa, tanto che le sento ancora in me. La testa ed il cuore mi bruciavano, ma era un fuoco che mi faceva bene. La bocca sentiva tutta la dolcezza di quelle carni immacolate del Figlio di Dio. Oh, se in questo momento che sento quasi ancora tutto mi riuscisse di seppellire sempre nel mio cuore queste consolazioni, certo sarei in un paradiso. Quando mi rende allegro Gesù, quando è soave il suo spirito. Ma io mi confondo, continua Padre Pio, e non riesco a fare altro se non che piangere e ripetere: Gesù, cibo mio, ciò che più mi affligge si è che tanto amore di Gesù viene da me ripagato con tanta ingratitudine. Vedete? Molti diranno, anche sacerdoti, sì, ma noi non siamo Padre Pio. È vero che non tutti hanno il dono di queste esperienze mistiche, ma se Padre Pio lo racconta, non solo è perché si prenda più consapevolezza del mistero dell'Eucaristia celebrata e del mistero dell'Eucaristia in genere, ma si prenda anche l'abitudine, il desiderio di chiedere al Signore il dono della consolazione. E guardate, io sono convinto che ai preti, ai consacrati, ai diaconi, ai laici, agli sposi, il Signore non fa mai mancare la sua consolazione in maniera diversa, non necessariamente mistica, ogni qualvolta noi celebriamo l'Eucaristia con devozione, con consapevolezza, con umiltà. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!